Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellos, episodio 68 della nostra partita con il Nepal e dobbiamo iniziare a organizzare il giro attorno all'Africa per andare in Europa. Perché sono troppo tardi? Allora io farei un passettino alla volta. Qua stavo guardando un po'. Secondo me dobbiamo eliminare i Timuridi, cioè questi 400 ducati devono diventare nostri. Non ci sono possibilità. Perché sennò a livello economico non facciamo un salto, cioè guadagniamo letteralmente poco. Siamo i secondi in classifica. Probabilmente la partita in cui guadagno meno. Non so con il Vinland quanto guadagnavo in questo periodo, ma credo già oltre il K e mezzo. Quindi dobbiamo decisamente velocizzare la questione. Per quanto riguarda le navi, gli inglesi ne hanno tante, bene. Volevo vedere un po' qua. Tunei così, Castiglia ne ha 7, questa è spagnola però. Castiglia ne ha una? No, perché stavo pensando di attaccare il Portogallo attraverso Castiglia, perché se attacco il Portogallo direttamente mi entra la Francia, mentre Castiglia è alleata con il Portogallo e il Papa. Così iniziamo a eliminare la questione da qua e poi penso che sia anche il momento di andare qua in Africa e ammazzare un po' di gente. Oltre che questo, penso che potrebbe non essere una cattiva idea allearsi con gli Ottomani. Ah, ci si è sposati, bene. Questa va benissimo così. Fermati lì. Qua iniziamo a fare dei gruppi di tizi magari. E volevo anche fare un nuovo template. Cancelliamo questi. Facciamone uno da 50. Abbiamo annesso il vassallo. Facciamo 20, giusto 4 perché ne ho tanti di cavalli. Così. 26. Il combat width adesso è 32, 38. Quindi diciamo che per ora da 50 va bene. Potrei farne un po' più grandi, magari da 60. Ma iniziamo così, poi dopo magari facciamo un upgrade. Ok, allora. Qua abbiamo un altro esercito. Questo cos'è? Trasporti con qui. Questo è quello, questa è la mia flotta. Vieni anche tu qua. Tutti qua sulla punta. C'è il Grass Shipyard? No, c'è lo shipyard normale. Qua c'è quello grande. Allora facciamo che non stiamo sulla punta, ma qui. Quella diventa la base operativa. Ok. Questi qua li dobbiamo spostare. Protettori Power Malacca, perfetto. Allora, io andrei a fare tipo un 10 eserciti da 50, qualcosa di questo tipo. Ribellione al 70%. Smetti di drillare. Grazie. Poi abbiamo annesso quello là, dovrebbe nascere anche la nostra colonia nuova. Tu entri qui dentro. Grazie. Poiché tra i vari odiamenti che abbiamo, di sicuro c'è alleato del rivale, Declare War, quello va via. Was at War va via. Aggressive Expansion va via. Insomma, un po' di robe. Qua facciamo Explore Pacifico. Ben dichiarare guerra a Kilva e magari a Castiglia e Portogallo. Però prima voglio sistemare la flotta. Buono.
Il Balan è bello grosso, è la prima volta che lo vedo così grande. Te no, mi sa che anzi, ti metterò rivale. Non lo so. Adesso gli ottomani verranno un attimino ridimensionati, immagino, perché sono in guerra con Russia, Lituania, Polonia. Quindi potrebbero subire qualche deflazione. E poi dopo vi saltiamo noi alla gola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ai ai ai. Vieni qua anche tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Sì, allora posso unire qualche esercito. Però ne sposterei ai zona Kilva un po'. Quelli hanno acquistato cose. Sarà questa, ecco, questa qui. Venezia vorrà dire che finisci anche tu nella questione. Stability a 1, ma 5 di mercantilismo. Yes, please. Tanto non abbiamo colonia, oddio, non è così fondamentale, però visto che abbiamo tanti problemi qua, in realtà va bene. Ferma l'influenza. Continua a convertire. Qua si è messi così. Punjab ci pensa lui che è morto. Potremmo avere una condottiera, Giovanna d'Arco cinese. Enforce limit, ma insomma. Oh. Allora. Così. Panther Paradise, difensore della fede ortodossa. Ah, qua non l'abbiamo preso alla fine nessuno. Perché questo non posso? Posso questo e questo no. Ah, livello 2 che costa la metà. Sì, però adesso va bene tutto. Cerchiamo di essere seri. Accidenti, oh. Se non uccido almeno un erede ogni 2 volte. Questa è la mia flotta, no, altre di queste. Protect Trade, Malacca. Ok. Ah, qui siamo vicini al pagamento. Wow. Proviamo questo un po' meno. Andare in debito così non ha minimamente senso. Poi ci sono ancora un po' di rinforzi. Colonie tutto sommato va bene. Era comodo quell'advisor là. Magari ne arriva un altro. Land Maintenance Modifier. What is this? Sei in guerra contro chi? I'm out of France. Secondo me dobbiamo approfittare di questa guerra per dichiararla anche noi a nostra volta. Quante truppe ha Kilva? Allora, Kilva perché è il primo della lista, ma non mi va bene. 5 e 30. Quindi noi siamo più forti. Siamo secondi in questo momento. Pensate che tipo 100 anni fa, o forse anche di più, 150, avevamo 7 e mezzo. Accidentaccio.
Kiva. 143. Allora, servono circa 200.000 uomini per fare sta guerra. Questi eserciti sono tutti in mezzi. Così arriviamo ad averne 10. Tech 24, tu sei tech 24, 25, attenzione, 25, 25. La Francia combatte a tech 25. Questi qua da soli comunque crepano. Se li lascio dove sono ora. Ho bisogno della flotta. Allora, 70.000 uomini. Vediamo di portarne lì almeno 70 e mettiamo lo stack da 100k. E poi facciamo un altro 70k in Madagascar e il resto invece va a piedi. Allora, G. Questo qua dovrebbe far circa 40. Ok. E ci sta. Questo fa ancora 40 e ci sta. Questo si prepara a andare a piedi e lasciamo lui di là. Perfetto. Repay loan. Bravo. Ok. Aver ripagato un debito, come se niente fosse. Quindi Panther Paradise è nato, però c'è pure Portuguese Australia. Tu vai via. Ok. Anche questo da 70. Bengal Delta ci stiamo tutti. Non passi neanche tu. Facciamo così per un 15 anni. Buono. E qua ancora un po' presto, Timuride. Per lasciarti, diciamo. Ok. Perché hai 98 navi? Mica erano 99. Boh, mi sono confuso io forse. Allora, va bene. Cioè, chi se ne frega? Dov'è che sto colonizzando io? Questo. Ikebal! Land maintenance modifier. Questo è quello che volevo. 20 ducati, ci ha fatto risparmiare. Surprise? Sì, questo qua ne vale decisamente la pena. Perché poi andiamo a prendere l'idea e abbassiamo il come si chiama. Lo abbassiamo però. Non sappiamo come si chiama, ma lo abbassiamo. Allora, io direi che è il momento. Ci aspettiamo che arrivino quelle truppe. Explorer. La Pacific Coast, così mi fa vedere tutte queste isolette del cacchio. Perfetto. Tu sei in guerra contro chi? La Russia?
Ma sei ancora in guerra con... No, hai conquistato queste cose qua. Questo sarà interessante. Great Horde. Ottimo, così già loro erano stremati dalla guerra con gli ottomani. In più adesso lo saranno anche per la guerra contro gli altri. Siamo arrivati? Bene. Black Panther, tanto ci dà pochissimi soldi. Diplomatici. Allora, i francesi qua sono già arrivati. Declare war before it's too late. Antemoro non entra, era l'unico che volevo attaccare. Porca miseria. Beh, gli altri non posso mettere co-belligeranti, comunque non me ne frega niente. Quindi facciamo così. E dobbiamo essere più rapidi degli altri qua, sperando che quelli bastino. Dunque, teoricamente io qua posso andare fin qui. E dovrebbero poterlo fare quindi anche Punjab, Mamanis e via dicendo. Nepal, we lose the court to Upper Doab, ma assolutamente no. Pensa un po', devo perdere Upper Doab. Ce l'abbiamo fatta? No, non ancora. Purtroppo sembra che quei francesi siano stati davvero veloci, accidenti a loro. Vediamo cosa riusciamo a fare. Temo nulla, cioè sono questi quelli che possiamo andare. Adesso posso dichiarare guerra a te che non è alcun alleato. Vediamo come stanno le mie navi, cioè non le mie, ma quelle dei vari tizi, 18. Ah, ne sta facendo un po' Castiglia. Allora c'è bisogno di... è nata l'Australia. Portuguese top end. Portuguese Australia. Teoricamente ora Granada, che sta colonizzando qua, dovrebbe iniziare a colonizzare in giro. Eccoli. Allora, 1 e 2. Venite qua. Tanto spero che ci stiano dando anche Punjab e gli altri. Bamanis e via discorrendo. Ok, questa l'abbiamo presa. 61k. Quanti cacchio sono? No. Sbarcate qua, ci sono troppi francesi. Che qua dovremmo prenderli. Vediamo cosa riusciamo a fare. Abbiamo un sacco di cavalli. È andata bene, adesso si schiantano ancora su di me. Espacific sì, io continuerò a fare il Pacifico. E dopo facciamo l'Atlantico. Perché non mi seguono i miei pistolini qui? Proviamo a mettere aggressive, magari cambia qualcosa.
Ok, abbiamo eliminato un sacco di truppe sue. Ah ah ah, dove stai andando? Zanzibar. Non si fa. Allora, noi dovremmo arrivare prima, vero? Quando arriviamo a Zanzibar? 12 febbraio 18, ok. Amen quel, cioè. Cacchio, sono veloci sti francesi. Possono deployare le truppe così da una parte all'altra del mondo. Difensore della fede riformata. Oh, diplomatic reputation, questo è ottimo. Sì, vado a occupare lì, ma fin tanto c'è tutta la parte nord. Dai, basta! Io mi sono rotto le balle dei pop-up che mi arrivano davanti alla faccia, cioè. Davvero? Basta. Sono davvero curioso. Di vedere se i vassalli fanno qualcosa. Se il gioco vuole che clicco tante volte fortissimo, io sono pronto a accontentarlo. Ok, 45. At war, opinion, outrage, attitudine, trust. E quello è un po' un problema. Boh. Poi non ha senso che la trust scenda così tanto solo per una guerra. Perché di quello stiamo parlando, eh? Una guerra è stata fatta. Allora, arriva fino qui, quindi teoricamente se ti può andare fin qua a creare uno stato cliente. Qua c'è il core claim di qualcuno. No. Prestigio, Army Tradition. Allora, attualmente scende. Cerchiamo di stare sopra il 50, dai. Sono passati entrambi? Ci credo. Sì, allora, uno su Muscat. L'altro su Qatar, che magari mandiamo fuori Hormuz. Ok, la tregua con i Ming quando che finisce? 29. Ne abbiamo di tempo, soldi. Che bello i miei soldi.
Dai, ora siamo sotto il 5, dovrebbe migliorare a vista d'occhio. Teoricamente. Allora, vediamo un po'. Qui Antemoro, sembra che non ci sia più nessun tipo di assedio. C'è da sperare che lui liberi questi territori qua e poi ne finiamo il lavoro. Dovrebbe andare bene, questo lo mettiamo qua, tu torna indietro e tu invece vai avanti. Boh, io direi che contro Kilva va bene così. Questi perché soffrono attrition che non dovrebbero, ma probabilmente non è vero che lo soffrono. Poi dobbiamo riuscire a costruire delle navi e utilizzarle contro gli europei. Qua ancora pochi anni e la sistemiamo. Questo qua sta scendendo. Questo qua è fondamentale. Quindi fino qua arriviamo al 100%, poi possiamo anche pensare di fare altro. Il problema che non si risolverà mai è questo, cioè questo numero non scenderà mai. Probabilmente saremo gli ultimi sul pianeta a prenderla questa cosa. Perché non si diffonde. Cioè, dovrei costruire università ovunque. Ma costano troppo. Non ha senso dal mio punto di vista. Perché spenderei, boh, 10k per farle. E poi, tanto development non lo facciamo in sta partita, direi. Cioè, giochiamo alti, nel senso che non ci siamo espansi tanto. Io qua tifo la Russia, a dirla tutta. Chissà cosa succede. E Ratta è caduta. Quindi sarà interessante. Comunque, se riusciamo a espanderci qua, poi sarà più facile anche iniziare le guerre in questa zona. Però ci serve una flotta più grossa. Perché uno alla volta dobbiamo attaccare tutti gli europei e vincere sempre contro le loro navi. Come avete scritto voi, il tempo non è dalla nostra parte. Dobbiamo ancora diventare imperatori cinesi. Stabilire una situazione comoda qua, invadere i Timuridi, essere in grado di vassalizzare la Pomerania e farla diventare rivoluzionaria, no, non è vero, però Prussia. Ancora da Nepal, quindi dobbiamo fare questa cosa tutto ancora da Nepal, dobbiamo distruggere tutto, poi cioè distruggere la Prussia, poi formare Bharat. A quel punto fare le riforme, perché se si cambia nazione le riforme vengono perdute. E conquistare Londra, Ottawa e vabbè, capo. In realtà non lo so, probabilmente riusciremo a fare tutto nel 1821, una cosa del genere. Forse, non lo so, spero tanto. Ci vediamo nel prossimo episodio, GG a tutti.